premiato membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, la dottoressa novantenne Mary Groves Rowe è cresciuta nella contea di Durham durante la Seconda Guerra Mondiale e studiò medicina all'Università di Newcastle in Inghilterra. Non ci fu mai un momento di inattività per questa madre di quattro, che rotolava tra il lavoro di ostetrica e di pediatra in Africa dell'Ovest, per poi continuare come medico generalista. Con l'avanzare dell'età e i suoi pericoli è meglio evitare di guidare. Una camminata nel vicinato potrebbe bene essere impedita da un improvviso dolore alle ginocchia. Mary e il suo marito, 94enne Colin Rowe, un ministro in pensione, potrebbero benissimo essere confinati nella loro confortevole casa nella verde St. Albans. Ma non deve essere così. Per qualcuno, da qualche parte, concepire un sogno impossibile. Un sogno dove l'aiuto per una persona anziana dista solo da una telefonata, per ricevere l'assistenza per vivere la vita attiva e produttiva che si meritano. Un sogno dove chi ama lo stimolo intellettuale, come quell'innovativo dottore in missione avrebbe continuato, di vivere felici e indipendenti vite servite da quelli che sarebbero la prossima miglior cosa per famiglie. Un sogno che sostiene l'ardente desiderio di Mary di servire la società da cofondatrice e presidente dell'ospizio Rainy Grove. Ed impegna la sua mente affilata come un rasoio, ansiosa di cogliere le sfumature della tecnologia. Un sogno nel quale la spina dorsale di questo servizio sarebbero persone che superano varie disabilità, apprendimento, diventando professionisti indipendenti da guidare MayaCare. Un sogno nel quale persone disabili raggiungono il proprio sogno, un senso di scopo e di indipendenza finanziaria. Continuiamo a sognare per offrire indipendenza agli anziani attraverso il mondo, con una linea di assistenza in ogni lingua parlata, spinta da una squadra di professionisti che superano la disabilità. Per fare volontariato, un dono, consigliare una persona anziana, possiamo aiutare qualcuno con disabilità in cerca di lavoro, nel tuo paese, nella tua città.